sorge in un piccolo lembo di spiaggia. La Palazzina Azzurra è stato un luogo di rappresentanza per San Benedetto, uno spazio irrinunciabile e caratteristico che ha più che meritato gli onori che noi oggi gli tributiamo. D'azzurra circondata fra le onde del suo mare. Vieni su, chiudi la porta, sognando un istante con me c'è la felicità. Nella Palazzina Azzurra c'è la felicità. 90 anni è un traguardo bellissimo per una struttura che ha attraversato un periodo importante della nostra città. La Palazzina Azzurra è il simbolo di San Benedetto del Tronto, il simbolo della cultura della nostra città. Abbiamo avuto negli anni 50-60 tantissimi cantanti che si sono succeduti qui all'interno della struttura, poi dopo si è passato a un dancing, a una discoteca e poi ultimamente ha ripreso quella che è la sua virtù, diciamo, che è un luogo dove si fa cultura, dove si espone, dove si parla di cultura, e questa è secondo me la cosa più importante. Splendidi festeggiamenti per il 90° compleanno della Palazzina Azzurra, simbolo di San Benedetto del Tronto, un luogo identitario che simboleggia appunto la cultura della nostra città, luogo di mostre, di incontri con l'autori, di tantissimi concerti, e ci auguriamo, ci auspichiamo che continuerà ad essere veramente un punto di convergenza per San Benedetto, polo culturale. È un'ammirazione personale nei confronti di questo luogo, di questa palazzina, di quello che ha rappresentato, della sua storia, oltre alla bellezza architettonica, quindi, e di quello che è oggi, con la conchiglia rimessa in luce, con l'orchestra veramente fantastica. Noi del territorio San Benedetto riceviamo, perché è un territorio dove lavoriamo, e quindi ci teniamo, quando ci viene data l'occasione, di restituire in qualche modo alla popolazione qualcosa. Felice di aver potuto contribuire all'organizzazione di questo festeggiamento e grata all'amministrazione di San Benedetto per avermi coinvolto. Grazie ancora e buon compleanno Palazzina Azzurra. Palazzina Azzurra come